appena chiamato al telefono da uno dei miei nipotini, ne ho due in arrivo e di due in arrivo fanno 10. Quindi ho una grande famiglia, 5 figli, 10 nipotini e poi non so quanti parenti. Quando vengono a casa mia per Natale devo avere 36 posti a tavola, quindi una famiglia veramente grande. Allora io ho un nipotino che è un genio, ha 3 anni e mezzo, si chiama Alessandro, è andato con gli amici, la mamma eccetera a mangiare la pizza a Ibiza, e a Ibiza da un pizzaiolo italiano che aveva una figlia che serviva a tavola, una ragazza di 16 anni di cui lui si è subito invaghito. E allora ha cominciato a dire: ma che bella che sei Caterina, che begli occhi che hai, che belle mani. E poi si è lanciato e ha detto: Caterina, se io domani passo di qui e tu vieni con me allo zoo, ti porto a vedere i coccodrilli. Lui il coccodrillo è un animale preistorico che l'ha sempre impressionato. Caterina va dal papà e dice: di là c'è il nipote di Berlusconi che, per come si comporta, è tutto suo nonno. Mi ha detto che importa dei coccodrilli. Allora il papà ride e con la pasta della pizza forma su un piatto grande un coccodrillo. Caterina arriva, sta per depositarlo sul tavolo. Io ho domandato a tutti, non era riuscita ancora a depositarlo sul tavolo, che Alessandro così reagisce: sì Caterina, va bene, però se tu domani vieni con me allo zoo io ti porto a vedere i coccodrilli, quelli veri. 3 anni e mezzo, adesso ne ha 8 e mi racconta le storielle. E stamattina mi ha raccontato una storiella che mi ha fatto molto ridere. Siccome la vita poi non è così bella e ci sono tanti problemi, la racconto anche a voi, così andrete a casa, la racconterete ai vostri figli, ai vostri nipoti, e ci sarà un momento di allegria. Allora dice: ci sono 3 vampiri. Domenica dicono: oggi dobbiamo farla alla grande, andiamo fuori a cercare di nutrirci. Parte il primo, torna con la pancia gonfia, il becco ancora pieno di sangue, dice: come, cosa hai fatto? E dice: vedete quel campanile là? Sì, giù a sinistra c'è un oratorio di femminucce, sono sceso facilissimo e poi sangue di primissima qualità. Parte il secondo, ritorna per lui tutto bello, asciutto col sangue, dice: cosa hai fatto? E dice: vedete quel campanile là? Sì, sono andato a destra del campanile, c'è un oratorio con i maschietti, sangue buonissimo, nessuna difficoltà. Parte il terzo, dopo un po' ritorna col becco rientrato, un'ala rotta, tutto conciato, e dice: cosa è successo? Dice: vedete quel campanile là? Io non l'ho visto. Benvenuto